Buongiorno. Iniziamo bene oggi. Buongiorno. Oggi è martedì 26 gennaio. E abbiamo un problema o su Facebook o su YouTube? Scommettiamo? No, perché? Okay. No? Per ora no. Vedi che sì. Per ora no. Vediamo. Pare. Buonasera. No? No, per ora no. No? Su Marcana Fest. Che outfit 100% top? Ah, pensavo coming out. Ma pensa a te. Perché si vede il mio outfit? Ma non lo so. Ah, secondo me si è visto le storie. Che l'ho fatto vedere su Instagram. Da sei tenere in uscita il mocco. Ma io sento troppo una fashion blogger, va a te. La veste al jumbo? No. No. Questo è tutto. È tutto, questa è una stanza virtuale riprodotta. In realtà lui è Carmine. Sì. Sì. Lei è Saretta, sì. E siamo nella nostra stanza. Bravo. Cioè non è che siamo al jumbo. Bravo. Praticamente siamo in green screen e dietro ha fatto tutto Ivan. E no, ma siamo jump, Samari mi so jump. Il signore si è spaventato. Buongiorno, chiedo scusa per il collega. È un po' accelerato, chiedo scusa. Ciamma fa scuto, eh? Cacciamma ci fatto una appiccicata su chi lo sa. Ah, allora, ci ha fatto una doccia. Ma guarda che sta arrivando proprio per te, un disegno, Stammi giù, aiuto. Citti, ho coso giù stamattina. Eccoci qua. Io me ne accorgo subito. Ti ha fatto il disegno anche a te, ma vedi che non te lo manderà. No. No. L'hai spaventato. Hai ti ho fatto anche un disegno a me. La città giù manna perché mi era peggio me. Mannami la mia manniata. Ma non è vero, ma come sei cattivo. Ma io sono così gentile. Proprio stamattina ho fatto una foto qui all'interno del centro commerciale Jam su Bruno di Bourbonne. Infatti spero che mi tagga così la riposto. A modo vengo proprio bruttucese. Non mi riposti, te so, mi dici niente. Non posso. No, allora tu, il fatto è che c'è questo ostentamento nell'apparire, gente che se lo fa vedere. Cioè, viene il tuo compleanno, prendono una foto che c'hanno con te, magari che hanno fatto a qualche evento, la mettono e fanno tanti auguri al mio idolo Raffaello Paz. Tu giustamente ti arriva il tag, li ringrazi, ma non mi reposti. Ma mirate, gli auguri, perché mi rifrai gli auguri? Ma perché te la metti adesso? Lo so, Raffi, questa cosa è un po' bruttina, lo so, però purtroppo cioè, è all'ordine del giorno, non abbiamo detto niente di particolare. Stessa cosa, io dissi nelle mie storie, tutti coloro che non mi hanno fatto gli auguri per la mia trasmissione al Jumbo, non s'azzardassano! A mamma hanno messaggio, gente che non mi scrive mai, poi manda il messaggio del compleanno mia sorella, la mia amica, ci fai gli auguri, compleanno la mamma, la nonna, così, no, dogra, no! Bravo! No! Così tu me l'hai fa. Fatta a me e in te poi ti fatti. Così, dobbiamo essere cattivi. E basta. Ah. Ammunnezza la gente. Gente. Ma perché sta la telecamera bella buona c'appenni, ma? Ivan, ma è la telecamera o è la connessione? È la connessione della telecamera. La connessione? La telecamera. Che la telecamera ha connessione, io dei fil. Ha scritto uno, siete online e siete simpaticissimi. Grazie. Grazie, davvero, grazie. Allora io comincio subito. Siamo online. No. Ma chi? Meno male che me l'ha detto. Raff, io approfitto, mando subito il numero per i messaggi vocali, il 366-199-4949. Ma io direi parliamo di qualcosa. Sì. Conte si vuole dimettere. Ma come ne fotto? Ha messo Conte? Ma ti fa una domanda più importante. Oh, più importante di che il fatto che il presidente del consiglio si dimette. Beh, ma che ne pigliavi quando ha pigliato un mese? Fino a mo. Pure io ci sono anni fatica. Sarò Mniezza. Dove vai? Un coppa Marta, Rovirus non arriva. Quindi vuoi parlare di qualcosa di più importante? Sì, voglio fare una bella domanda. Sì, vai. Bianco assoluto. Cos'è per voi la felicità? Vuoi sapere che è la felicità, va bene? Ognuno allora, la vede ragazzi, in un modo. Fateci ognuno... sapere cos'è per voi la felicità al 366-199-4949 o in alternativa nei commenti di questa meravigliosa diretta Facebook e YouTube. Ma in questo momento per la gente che sta facendo la spesa la felicità è proprio trovare i saldi qui all'interno offerte, del centro commerciale sì, Jumbo. Sì. Buongiorno ai nostri radiosi nipotini. Buongiorno, buongiorno. Beh, di cosa è per te la felicità? Dai, sproniamo le persone a rispondere. È una bella domanda. Allora, se me lo chiedi nel momento che sto vivendo adesso, ti dico la felicità è sapere le persone che vuoi bene in buona salute. Sì. Perché io mi rendo conto che comunque quando sai che una persona che ti sta accanto non sta bene a livello salutare,
inevitabilmente stai male anche tu e quindi non riesci mai ad essere felice al 100%. In un altro momento ti avrei risposto viaggiare. Per me la felicità è viaggiare e scoprire sempre posti nuovi. Quindi secondo me è molto soggettivo. Perché quella determinata cosa ti provoca quell'emozione, esatto, in quel momento. E io invece penso che la felicità in sé per sé non esiste. Come la tristezza, tra l'altro, non esistono. Oh, di sangue sono... tipo una peste proprio. No, vabbè, si scende una peste, si cocca una uomo. Però nel senso che, ecco qua, non sono eterne. Per me è una cosa che non è eterna, non è, cioè non esiste. Diceva Totò, la felicità sono attimi di dimenticanza. No, ma infatti sono attimi. Se tu in quel momento sei felice, perché quella determinata cosa ti ha fatto stare bene in quel momento, hai provato quel piacere in quel momento, ma una volta che la cosa è passata anche la felicità dovuta a quella cosa. La stessa cosa la tristezza. La perdita di un parente, di una persona cara, ti fa stare triste e ti fa stare male in quel momento. Poi a lungo andare ti passa. Non è che dimentichi la persona, ma superi la cosa, certo, e magari torni a sorridere. E non è che tu torni a sorridere perché sei una femmina e merda e ti scuda dalla persona che hai perso. Perché ecco qua, è passato quell'attimo di tristezza e hai vissuto un attimo di felicità in, certo, quel momento. Certo. Quindi io penso che non siano emozioni eterne. Non ma siano noi emozioni vediamo eterne. Lo stesso Gianluca Vacchi, no? Sì. Che ostenta tantissimo la sua felicità, la sua ricchezza. E invece tramite un'intervista si è scoperto che la figlia è nata con una grave malattia. Pensa, mo che le tenne i soldi, non c'è un po' di soldi di metà cosa. Addirittura lui ha affittato, comprato, non so come vogliamo dire, un'equipe medica, ha creato proprio tipo una sala operatoria a casa sua. Giustamente, chi si può permettere? Però ecco qua, la dimostrazione è che i soldi non fanno la felicità. Perché dice, cos'è la felicità? I soldi? No, aggiù, non è... cioè, sicuramente tu... migliorano il tenore di vita e ti fanno stare meglio. Se tu mi stai mettendo la scelta i soldi o la felicità, io ti dicessi i soldi, ma non perché i soldi fanno la felicità. Perché ecco qua, visto che la felicità è un attimo, tanto vale la pena che c'è vivere un attimo, muovi come ricchi, una cosa è sotto. Fammi essere felice a me, ubbichi. Leggiamo qualche commento e poi ascoltiamo i messaggi vocali. Sì, dai, per me la felicità è guidare in macchina e stare sul camion. Vedi? Mattia è un camionista, che poi voglio dire, i camionisti secondo me è proprio una dedizione. Ma proprio una passione fare il camionista. Sì, 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 sì. Io te ne vado un collega mio, c'è amore con un camion suo. Pensavo facesse amore con un camionista. No, no, no. Raffaele, sei come Noè, dove parli tu si aprono le radio. Oh, mamma. La purpetta a sugo. Vedi, vedi la semplicità delle piccole cose. La mia felicità siete voi. Simone, grazie. Simone, ti facciamo vivere un momento di, ecco qua, di isolamento dai problemi, eh. E ti strappiamo un sorriso. Non è che siamo sulla la mia felicità in Dussugò. Mamma. Giustamente, dice De Luca Gennaro, meglio piangere a Dubai che a Ponticelli. Come dargli torto. Ma si cugino ma Gennaro. Che senso, scusa? Chissà, praticamente mi appartiene il suo agione, però cioè, non ce n'è a moglie né un figlio, quindi se chi sa moglie un figlio, si è chissà, non sa. Cioè, no, fammi sapere se sei tu. E poi De Luca mi viene in mente, Diego De Luca. Sai, zitto, zitto. Ah, sa me De Luca me ne va. Me ne ammenta la pandemia. Vedi, perché hai avuto un'inclinazione negativa. Ah, ok, io lui, invece conferma, ho avuto un'inclinazione conferma positiva. Conferma che è lui. Praticamente non è che voglio bene, non so, sai. Praticamente non è che mi è proprio cugino, cioè praticamente mi era essere cugino, però non mi è stato cugino. Cioè praticamente era fidanzato con tua cugina, poi si è lasciato, sei messo con un'altra, ha fatto un figlio con un'altra. No. No. Mio zio era sposato con la mamma. E poi si sono lasciati, però sono rimasti in buoni rapporti. E praticamente lui è il figlio di questa signora che era sposata con mio zio. Quindi un figlio è tuo zio? No, non è un figlio. Ah, perché poi la moglie ci ha avuto questo, cioè, figlio con un altro uomo. Sì. Ok, ci capite. Cioè, ma è proprio niente, però è cugino. Boh. Vabbè, è come se poteva essere tuo cugino, mettiamola così. Poteva essere un figlio zitto. Poteva essere un figlio zitto. Mettiamola così. Ah. E a Raff, voglio andare a parare. No, ma scusate. Raffa, da già cinque, che ci fatto? Fortuna. La felicità è mangiare e non ingrassare. Vedi, socio. No, questo è culo. Non sono camionista, mio padre è camionista. E perché si condendo si stanga oppure camion? Non lo so, perché c'era la passione del padre. Sì, secondo me si ispira al padre, cioè il padre come idolo, non lo so. Non male come cosa, è molto bello. Io c'ho mio padre come idolo. Sì. Nel senso, non è che...
Cioè, non pure se sono mio papà, che per me c'è peggio me. Che curioso, ignorando. Però per esempio volessi fare quello che ha fatto mio padre nella vita. Cioè mio padre, posso dire che ha fatto sacrifici, che ecco qua si trova all'età di 62 anni, cioè papà, sì, 62 anni, c'ha una casa di proprietà, ha lasciato una casa a mia sorella, una casa a me, e loro tu dici, cioè chi 62 anni se ne ha visto bene la vita? No, dice mio padre non si è andato a fare le vacanze perché ecco qua, progettava di fare delle cose che oggi ci ritroviamo io e mia sorella, faccio un applauso a mio padre, che sa nei padri che non se ne fottono proprio quelli che fanno le figlie. E invece Raffaele, 31 anni, proprietario di una casa. Euro, denga una casa, così vuoi. La cosa bella è che papà si pensa che ha fatto una cosa buona, per carità, tutto a posto. Un giorno quando mi sposerò, quando andrò a vivere da solo, non c'è papà per solo. Però si muove una multa, non una papà, l'Equitalia me le va a casa. È normale, è normale. Invece lui come l'uomo, ha avuto manca, ha avuto anche tranquillo, rami. Grazie papà, ti voglio bene anch'io. Andiamo ad ascoltare qualche messaggio, vi do il primo messaggio di oggi, è di zia Lucia da Torre. Pronto! Non si caricano, quando i messaggi sono si carichi. Qui ragazzi, buongiorno, zia Lucia e zio Gianni in ascolto. Allora Raffaele, ti posso dire una cosa, per il momento che in questo momento stiamo passando, parlo il momento nostro familiare, non quello esterno a livello politico e cose, ma quello per noi familiare che sto attraversando, guarda veramente senza retorica e senza fare arruffianamento perché non ne avete bisogno, la nostra felicità è proprio nel momento che ci arrivano le notifiche che voi siete state facendo il programma. Te lo giuro che è così. Un bacione grande grande, Raffaele e Mary. Zia Lucia, ti ringrazio. Meravigliosa. Una persona credimi, profonda. No, ma patto fatto, sei la persona profonda. Sono, guarda, sono quelle cose che tu dici, vabbè, ne amatini, amma là, amma pedrutimi, amma... Cioè invece, andiamo a vedi? Divertirci, che fondamentalmente voglio stare qua, per noi è un divertimento soprattutto. Però poi ci sono queste persone che ecco qua, ti fanno sentire importante e fanno capire che quello che fai non è, ha un senso. Non è inutile. Cioè alla fine come Kill Cabello e Buono fanno vicino a me, ma va a fatica. Cioè tipo Kill Rair, ma che sto facendo, non è cretino? Ma perché se ti metti tu qua e fai quello che sto facendo, ti arrivo un messaggio di zia Lucia e dici tu mi stai facendo, sta buono. Cioè, vai giù. Bravo, fai un applauso, fai un applauso. Che bello, hai parlato bene, mi sei piaciuto. Vedi, per esempio, c'è Veronica che scrive: la mia felicità, in gioco buona lontan, è vedere i miei figli sereni e impegnati a realizzare i propri obiettivi. Vedi? Ma quello penso che comunque è il pensiero di ogni genitore. Non è vero. No, beh, non è detto, il labore, non di tutti, cioè. Il labore. Buongiorno Mary, ciao Fortuna, Raffaele Pazzo, un saluto proprio perché i messaggi miei non passi più, non so ci sia già fatto Mary, però io mi sto comportando bene nella tua diretta, dai, delle tre. Fortuna. Assolutamente sì, sempre presente anche il nostro Fortunato. Sto aspettando i birra. Angordo, questi birra, fatta del Daconad. Carolina, non mi piaccio. Ma sei Carolina? So io Carolina, mi sono levata la parrucca bionda. A come ci sta fotografia, era proprio la bionda. Ciao Luca Sepe, ciao Rafe. Ciao. Ciao, sono io Luca. Ciao. Pronto. Prego. Buongiorno, buonasera. Prego, ho avuto una critica, Andrit, tu non ne dici no buongiorno e no buonasera. Ma chi sta Torino scienziato? O sta Torino scienziato? No. Ma sta Daria non fanno. Ah sì? Qualcosa dice in questa telefonata? Praticamente era un personaggio televisivo che si appiccicava con la gente mentre telefonava. Zio. Ho avuto una critica, Andrit, tu non ne dici no buongiorno e no buonasera, perché tu sai si vuoi giorno e notte. Dico buonasera. Dicono buonasera. Buonasera qua. No ragazzi, scusate, io non sto capendo il gioco. No, praticamente è una registrazione fatta da un programma televisivo di Tonino Scienziato. Ma chi è questo Tonino lo Scienziato? Ah, dopo te faccio vedere. Beh, una persona acculturata. Lo chiamo uno scienziato. Perché è acculturata. Ah? Buongiorno ragazzi. Ziami. È vero, la felicità sono attimi. Ad esempio, io adesso ho finito di lavorare e sono felice. Mi sono collegato con voi e sono felice. O sto andando a casa, come tra la porta, mi chiedono ma abbia fa. Sta bagnato in terra. Mi dicono scoccare in me. Oppure bello e buono un master tra un stipendio da 1300 euro, ah, sono felice, vai a casa dopo la bulletta e scende, ah, sono infelice. Buongiorno ragazzi, sono Salvatore. Salvato.
Aggiù, io pure tengo per fare la caffè insieme a voi. E sa pure Mastro Lucarella, Carmenella pure. Però a me fare la caffè non mi interessa, io tengo in tuo cuore. Salvatore, oggi ti chiamiamo dalla radio, eh? L'ultima battuta è tua, mi raccomando. Oggi tutte cose belle e brutte finiscono. La felicità è bella che l'attima. Ti senti felice, bello, orgoglioso, una cosa, dipende da quello che è successo. Qua tristezza, invece, cioè, quando era mancato uno di famiglia, un caro, tipo un genitore o qualche parente stretto, un amico che ci tenevi. E poi diceva, a me la mia felicità mi sei, figlio mio, quando è vega solo, i ride, eppure mi è vega solo, mi sento bello e felice. Poi invece oggi, quando vengo la moglie, mi gioca, che stiamo cercando una cosa di soldi, e là mi sento proprio triste. Però bella questa cosa, ha detto Salvatore, gli basta vedere i figli per essere felice, veramente una bella cosa. Allora tu vai a fare una cosa, quando sono triste vengo a casa tu, vengo a guardare i figli tuoi, perché si sono felici tu. Però è vero, i bambini, guarda, portano gioia. Io pure a volte quando sto triste basta che me ne vado giù da mio cugino, stanno i miei nipoti. In nessun porto mai caduto. Ah, boh, ne metto a me a casa. Cioè, nel ciao, senso, Raffaele, a Mario no, a Noemi sì. Ciao! No, praticamente ci ha mandato tre messaggi, che quella che salutava prima sentiva la nostra voce sotto. Ah, ok. La mia felicità è fa una cosa sord. Ecco qua. Ognuno c'ha la sua idea. Pronto? Dalla foto già immagino chi è. Umaro. Vuoi Raffaele? No. No. Ehi Raffaele, buongiorno, sono strato. È quella così fa, scusi, va bene quando fa vuoi Raffaele, capole, barriscia. Ho già parlato un messaggio. Buongiorno Raffaele. Ehi, sono. Un saluto da me. Da mia sorella, Lorella. E da mia mamma. Ok. Buongiorno. Martedì 26 gennaio. A me mi fa piacere secondo se ti metti. Ma così. Grazie a te. Raffaele, ti voglio dire una cosa. Dimmi. Ti auguro un buon compleanno e passalo bene con Carmine. Grazie. Buon 100 anni. Grazie. Hai suonato i Siri Chaus. Uè, non vuol dire mo, non vuol dire più. Ho detto tutto. Ma vuoi non comprare due? Quando è? Quando è? Già l'ha vista sapere. Io? Che si sono. Tu c'è, chi già l'ho detto due o tre volte. Ma quando mai? Ma capo, vuoi vedere? Qualcuno si ricorda quando è il mio compleanno? Stanno sette fanpage e tu in questo programma. Ce n'è una. Sta solo Francesca che poi mi chiedo. Francesca, ma non stai studiando? A Rostaio. Allora tu mi dici un attimo quando. No. No. Allora dimmi il mese. No. Dimmi il mese. Ma come? Marzo. No, ma febbraio, sì, febbraio. Febbraio. Si pesce. Acquario. Si acquario, quindi si è nato il primo 21 febbraio. Bravo. Quindi dal troppo i 31 gennaio, primo 21 febbraio. 14. San Valentino. Mi ricordavo che era una cosa importante, non sarei compleanno tu, dell'importanza che ti dà nella mia vita. Ti dico solo come appiccio ogni anno con Leonardo. Che ogni volta dice scusi, invece di fare due regali te ne faccio uno. Allora no. Vicino San Valentino. Allora dimmi 7, 8. Voglio due regali, 2. 7, 8. Facciamo un piccolo. Però quello del compleanno già l'ha comprato. Io poi ci ho fatto a Breno. Stiamo, vabbè, vale pure per San Valentino. Ne ho versi a San Valentino. Sap senza niente mi ricordo. Le 7, 8. Il 7 e l'8 era un film di. No, Aldo Giovanni e Giacomo. Ha detto Dario Sarno, 9 settembre Rossi Santa Rosa. Yeah. Come si chiama? I 7. Figaro e Picone. I 7. 7 e l'8. Il 7 e l'8. Due bambini si stanno scagnando da condolo. I 4. Mi fa febbraio. Piacere vedere che in tutto questo nessuno sa quando è compleanno. I 4 febbraio. Beh, la bella. Yeah. Quando è compleanno? 4 febbraio. Quando è compleanno? Acquario e cancro. Sono una meraviglia insieme. Ma no, così sono? Il cancro è permaloso. Non mi piace. Troppo. Si pisiamo collo. Leone? Leone brutto carattere. Mamma mia. Voglio Leone, a parte orgogliosissimo. Non fate ridere, cacce. Ma tieni il telefono in mano. C'è la possibilità di cambiare. Io se sono canale della televisione, che esce Barbara D'Urso, che a me mi sta con un stomaco. Cambio! Ti cagno canale. Bravo! Non è che ci vanno l'email, a Barbara D'Urso, però mi fai ridere.
Ma tu sai una cosa, ma a proposito di televisione, il 13 eccetera, febbraio, no, l'altro giorno ho fatto una storia dove chiedevo a tutte le persone, insomma, che stavano guardando la storia, dicevo: ragazzi, ma visto che mi serve una poltrona per mia nonna che deve essere comoda, maneggevole, trasportabile, eccetera, ad me accattate, perché tu vedi in televisione quelle poltrone bellissime, meravigliose, sì, che sa inzino, sa calmo, sa dormono, 200-300 euro. Beh, comunque tutti quanti i medi sono truffe, dai, tu mamma, o fanno a media shopping, canale 9, canale 8, sono tutte aziende diverse, vorrei che fanno, quando è truffo, guaraffi. L'ha chiamato una volta. L'ultimo l'ho chiamato ieri mattina dicendo: scusami, io sto guardando ora la pubblicità, voglio quella poltrona a quel prezzo. No, deve venire il tecnico a casa, deve valutare per il finanziamento. Ma quello che scendere, te poi gliela insieme. Che deve valutare? No, perché quella che vedi non è disponibile. Noi veniamo, vediamo la poltrona a piazza. Comunque è andata in brughia. Non chiamate, non è vero. Se vi serve la poltrona, venite qua. Infatti, là devo andare a vedere dopo. Ci ho già pensato stamattina quando sono passata. Quello che vende i materassi, vende anche le poltrone. Del riposo, là. Esatto. Ma arriva comunque anche c'è Itac quando è avanzinata, E nessuna carrata? No, vabbè, niente, ve lo dico mo, non voglio ripetere più, il 7 febbraio. E oggi il 7? Il 7 e l'8. Oggi il 7. Il 7 e 8. Sono alle 7 febbraio e 4 la mattina. Barbara Valeria dice: leone, un bel carattere, va giù. Oh, perché il mio ex era leone. Io sono leone. Ma bene. Hai avuto un ex tu? Oh, indemeno. Era leone? Era nato. Ma lì è rimasto zoo. Barallucci. Sì, ma che la scignerà innamorà. Buongiorno bellissimi. Buongiorno Mary. Buongiorno Raffaele. Buongiorno. Che begli occhiali che ti sei messo oggi. Fighi. Fighi. Per coprire i miei bellissimi occhi. Proprio su onda stamattina. E l'ha lasciata in macchina, che dici? Trova. Non lo so. Ma lavava faccia e sluava faccia lo suono. Pensavo non si levavano gli scazzichi vicino agli occhi. No, a me si fanno proprio i chipster. Che schifo. Comunque oggi un buongiorno. È la passione che sta facendo il cuore, è la passione di Lucami che sta facendo il cuore. Cioè, che è tutto per me. Qua, passione di Lucami sta facendo il cuore. Che è la passione che sta facendo il cuore. La passione che sta facendo il cuore, si sostiene. Però c'ha ragione, quando c'è la passione nel cuore puoi fare tutto. Che sta facendo il cuore. Mary, il tuo compleanno, se ricordo bene, è il weekend che precede il San Valentino. Mi ricordo bene? Sì, sì. L'ha detto me, lo dicevi tu, quindi facciamo un applauso. Sì, è vero. Non ti preoccupare, Raffa, che ti porti o fustirà a Bill, sotto senza pensieri. Bene, fortuna. Raffè, ti voglio cantare una canzone. Oh, sì. Che talento. Questa canzone la dedico a te, a tutta la Melarito, si chiama Pupo, su di noi. Però non ridere. No. Su di noi, se avessi scommesso tu su di noi, nemmeno un sorriso tu se tu vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi. Gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato su di noi, nemmeno ma ricordi più. Raffaele, trovo che il compleanno di mia sorella le potessi fare gli auguri. 10 euro. 32 anni, per favore, ci posso dire. Tipo, quando è il compleanno? 21 giugno. 32, l'ultima che la lettera fa 35. Auguri. A marzo, però tu scegli il 28 marzo, Raffaele. Ci fai auguri in anticipo. Anzi, in anticipo! Due mesi prima! Chi lo sembra da te fuoco carpentier? Sapeva fare solo carpentier! Si non si costruisce nei palazzi! A gente, a Roma hanno affaticato! Bravo, scelta, bravo! Ok, attacca, vai! Scelta, l'ultima cosa, posso dire? E non dice le parole! No, scelta, a Rufi! Secondo me tu ti puzzarrai fame sempre per tutta l'eternità! E chi sta Torino scienziato? Ma chi è? Allora, è uno che faceva un programma televisivo. Ma e praticamente che canale? Che il rete partenopeo. E praticamente lo chiamavano per buffare parole. Lo chiamavano per buffare parole. E non si sente un buffare parole, non chiamato che fare. E
perché lui perché rispondeva? Perché lui che era bello? Quella era una buffet parola. Secondo me tu puzzo arrivamo tutto a vita. Allora, da divano come cammino facendo come acciaio disinvolto. Raffi, lo sai, mi fa male il dente. Ah. È una settimana che prendo bustine. Domani c'ho appuntamento col dentista. Stai attento. Ma come fa male, maronna mia. Ma niente, una nuce. Ma io tengo sempre un'igiene ottima. Sembra fa pulizia. Sembra. Mo' ho finito dal dentista ultimamente. Mi sono messa pure la capsula in ceramica. Bello. Ci ha mandato una foto, zio Mimmo ha detto: io sono anche felice perché per tanti questo è un paradiso, per me è casa. Oh, c'è un balcone su. Zio Mimmo, dove abiti? A Miami. Io ci sta la torre, guarda là. Wow, proprio in coppa lead. Eh? Bellissimo. Buongiorno ragazzi, sono Carmine. Stamattina siete tutti bianchi, bianco Raffaele e bianca Neri. Siete bellissimi e siete sempre in Uberi 1. Sono bianco anch'io. E c'è anche bianco Luca. Eccolo. Buongiorno. Qua. Chiedo scusa agli amici di Jumbo Shopping Online se questa mattina dovevo essere lì, ma all'ultimo minuto mi è accaduta una problematica e non ho potuto, insomma non ci sono potuto venire. Però volevo festeggiare una cosa con voi. Posso farlo? Vai, ovvio. Non avete saputo ancora niente? Eh? Raffaele, posso festeggiare? Perché è una cosa che aspettavo da 10 anni. Oh. E che sto parlando? Ti era arrivata la lettera che facesti un bruglio 10 anni fa? No, però ragazzi, ma c'è una connessione un po' loffia oggi lì al Jumbo, perché sì, vedo che sì, mi sento un po' trafficato, poi poco. Ok, sì, l'importante Luca è che sì, hai un problema questo. Okay. Allora, posso condividere questa cosa con voi? Non vi muovete, vai. Ve la faccio vedere a tutti, la faccio vedere a tutti i nostri amici. E voglio fare una cosa anche pubblicamente. Non vi muovete, aspettate, scheda Chrome. Ecco qui. Ragazzi cari, volevo mostrarvi questa cosina qui. La vedete? Hai avuto la spunta blu su Facebook, perché in coppa Instagram tenga 3 anni. Finalmente. Ah, facevi bella, abbiamo fatto la richiesta ieri, è Vittorio, già ti è arrivato. È perché che è successo? Che c'era un contenzioso con Facebook e perciò voglio pubblicamente ringraziare Vittorio, perché solo merito di Vittorio si è arrivata questa spunta blu, perché Vittorio sta lui curando impeccabilmente tutti quanti noi della Melarido. Quindi Vittorio, se non mi fai richiesta a me ti vengo a tirare a barbato. Guarda Vittorio, se non mi fai la spunta blu, oh, a rotto. Dove sta? No, siete prossimi. Vittorio, c'è amministratore la pagina, mi fa l'ommo. Vittorio, ma è possibile che qua se siamo tutti artisti io non c'ho la spunta blu, manco su Instagram. Mary, faccio vedere anche la tua puntata, la chiamata allora, dei famosi. Vi preannuncio che dobbiamo super attivarci, perché dobbiamo super attivarci a fare nuove canzoni, perché il segreto sta nella discografia. Quindi subito Rafè e Mary, facciamo una bella canzone te tre insieme e muimsh. Così voi fate la canzone con uno che c'ha due spunte blu e Adenit Bru. Vabbè, vi lascio. Ragazzi, auguri a Luca che ha avuto la spunta blu. Niente, Luca, ci vediamo dopo perché stiamo laggando. Ma meglio, solo io non riesco ad averla questa spunta blu, ce l'ha chiunque. Perché ce l'hanno gli artisti. Ah, e te Dario Meri, però tu potessi un punto blu, un coppa alla nostra. È un sordo. Chiama a carte gratte e vince. No, veramente ragazzi, che tristezza, cioè ce l'ha chiunque la spunta blu. Ragazzi, vi ho già raccontato questo fatto. Una volta un etto vicino uscio, anziati, dicette, ma ora nevro, ha già fatto un panino. Dire di spinetti, fa una cosa, poi tutto sotto il pulmone, così ti fai una pizza. Era un cretino questo. È un mostro. No, è un cretino. È il mio mood di vita. Bene. Buongiorno Mary, buongiorno Raffaele. Buongiorno. Tutto bene? Raffaele, io tengo sempre lo stesso problema. C'è una persona che mi contatta sempre dicendo che io ho vinto la PlayStation 5, però so che è finita. Mi mandano sempre messaggi dicendo bloccalo, che io sono vincitore, sono vincitore. Devo andare a Nola, negli studi a ritirarla. Dimmi di cosa fare. Allora, io ti consiglio vivamente di segnalare questo profilo. Mandaci sempre gli screen quando succedono queste cose. Vai, non fidatevi, anche perché se noi facciamo un contest dove mettiamo in palio qualcosa, non ci servono, siamo le carte noi di che vi regaliamo quel prodotto. La carta di credito non ci serve, non va, ma fu bonifico. Vi dobbiamo regalare che è stata la PlayStation, c'è stato telefonino, ci sono state altre cose. Ci saranno altre cose, quindi, diciamolo, vado, no? Questi giocano purtroppo sull'ignoranza, sulla distrazione della gente, quindi state attenti, aprite gli occhi.
Poi giù, ma Bubu sapeva che avevano un figlio a Napoli. Senti, ma a proposito di Pupo, non so che ci azzecca, però... No. No, non volevo una canzone di Pupo. Così simile. No. Volevo chiedere, ma tu sai che Sirisce, che Massimo Ranieri è un figlio illegittimo di Edoardo De Filippo? Non sai che era un figlio di Pupo. Uè, era poi signor Massimo Ranieri, eh? Canei. Oh! Se bruciasse la città, da te, da te, da te, io corro! Dia, metti la canzone, metti Massimo Ranieri. Perdere l'amore è come si sta fatto, Trish! Si fa sera, con quel vento, un po' dal vento li colora. Ragazzi del web, la vecchia dentro, guardate che canzone ha richiesto, Massimo Ranieri. E mi si perdere l'amore. E tu perdere l'amore. Aspetta, mi hanno mandato tanto messaggi, Tonino Scienziato. Ancora! Non posso. Perdere l'amore. Ma me l'hai mandato, Dario? Avevo fasdì? Ciao. Questa è musica, questa è musica, no? Quella che ti sento io, no. Sono scesa a bassa macchina, ma scattate Balenciaga. Andate via, voglio restare solo. Non male, che chissà senza la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me. Me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vinto. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito. Vorresti urlare, e a lui soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Mamma mia, e raccogli i cocci di una vita immaginaria, domani è un giorno nuovo, no. Ma ripeti, non me l'aspettavo, perdere l'amore.
mi che regia. Tengo sette rite, no, tengo rite. Tre la spezzo mi sparò. Ragazzi, siamo tornati dopo questo sfogo di Mary, ma vedo Ivan che va sempre in giro, l'ho visto in negozio musicale, poi si è messo scurne, se ne è giunto una volta. Ivan, ma che stai facendo? Povero Ivan. Ivan! Ragazzi, com'è stato questo pezzo? Aspetto i vostri commenti e i vostri messaggi vocali al 366-199-4949 mentre cerchiamo di recuperare il nostro buon Ivan. Vi ricordo perché siamo qui, vi ricordo innanzitutto di seguire le pagine ufficiali del Centro Commerciale Giambo, il canale YouTube del Centro Commerciale Giambo, la pagina Facebook e il profilo Instagram per restare sempre aggiornati su tutte le offerte dei negozi situati qui all'interno del Centro Commerciale. Vi ricordo inoltre che siamo in zona gialla, mi riferisco alle mamme che hanno mandato a fangulo e creatura a scuola. Potete venire la mattina qua, infatti c'era un gruppetto di mamme che faceva colazione, che bello, si ritrova la bellezza delle piccole e semplici cose. Potete venire a fare una passeggiata col vostro fidanzato, approfittate, facete vacata con Cos qua al Centro Commerciale Giambo. Basta così? Basta, ho finito. Okay. Allora leggiamo un po' i commenti. Raff, puoi prendere la parola per me? Non si può sentire. Ti aspetti davvero persone che ti dicono oddio Mary, stupenda? Allucinante. Mary, vaffo caffè. Siete un ammasso di ignoranti. Io ho appena finito di sentire la tua parodia di Splash. Voi non capite niente di musica. Basta zitta Mary. Voi non capite niente. Mi manda già fa mettere a Celentano. Bello, Celentano mi piace. Vedi un po' la canzone di Celentano. Vedi un po' i messaggi vocali. Che aspetta la canzone di Celentano. Come mettere il butu? Allora, aspettate, oggi Celentano. Vedi un po' i commenti, voglio sapere. Vabbè, metti Celentano e Mina se proprio devi. Decidi tu, ma scegli Celentano. E tutto ciò, Ivan sta da startup, eh? Vediamo, dai, prima di Celentano facciamoci un giro. Ok. Da startup. No, ma me la ci parlate per dopo a Celentano. Mi fa male il dente, Raff. Accidente! Ha suonato una reggia. Siamo fuori da startup con il nostro amico Ivan. Saldi del 50%, come potete vedere, ragazzi. Com'è bello col coordinato, tipo tu, tua moglie e tua figlia, tutte e tre vestiti uguali. Ma a casa mi fanno i biloghi scimmi. Io lo farò sicuramente un domani. E io dirò sicuramente i pilloni sci. Buongiorno! Io lo farò sicuramente. Dai, è bello, è stiloso. No, mi piace tu quando apparato. Dai, e magari 300 euro. Mi piace però lo stile che c'ha startup. Vedi? Molto, molto street, molto. Molto, molto colorato. Sì. È uno sportivo che non stona mai, sì, cioè uno infatti. Sportivo con classe, non è semplice, ecco. Tipo tu metti una tua wall, sei spento. Invece ma ti dico, giuro, ma era se riuscisse a venire pure il preta. È uno sportivo che non stanca. Ma è la verità, basta che guardi, scusa. Perché tu metti una tua tutta nera, cioè, chissà, ma... Mamma, ed è morto, cano! Cazzo! Capito, invece ti metti una tuta bella sprint colorata, si bella pure caduta. Bel rosso, guarda qua. Sì, bello caduto. Sei tosto, mamma mia, quei bambola. Su manettone una pimannata. Ti fai guardare tutta, è tutta. Ma il suo pasco ci mangiamo. Bella questa fil parancio, vedi? 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 Scusami, sì, signorina. Ah, molto... no, vabbè, adoro. No, c'è, vabbè, adoro. C'è questa zuppiera e mangia ancora nel piatto. Che c'hai? C'è questa zuppiera e mangia ancora nel piatto. Ma ragazzi, c'è questa zucchina. No, è già faccio. Ma bella. Qualcuno ha detto è meglio se fai servizi a casa. Vicino a me. Vai, vicino a me. Mi piace questa tuta nera e oro, eh. Questa è molto. Siamo scisi che voglio un dome cede. No, è bella. Ci ha mancato Renci Rova. Lo pare Schnapp. Quando va a due cucci in un pop. Va a due Vuitton, ma era una bottiglia. Poi a Doff, sai, ci no, capano tu. Bella, bella, sei bella cattiva. Sta roba, mi piace. Senti, ma tu lì ci sei messo una canzone, po'. Quale? Faccio il TikTok. Penso di sì. È asciuta?
penso beh, di sì. La vedremo a Sanremo. Non lo so. Comunque, mi piace. Startup, un applauso. Bella. Lo sai che ce l'ho questo maglione verde? Sì. Verde, sì, lo tenivi che la davo dura. Sta sotto, io vedo. CRC, io tenivo. Ove cala sotto. Oh, logo visto. Raffa, aspettiamo il pezzo serio. Adio, se tutto va bene, uscirà San Valentino. E dopo San Valentino uscirà proprio un disco fisico mio e di Luca Sepe con tutte le canzoni che abbiamo fatto. Meraviglia, proprio. E io? No, però sai come lo vogliamo fare? Che diciamo la copertina deve essere tipo un giornalino da sfogliare con tutte le foto che rappresentano quella canzone durante le riprese. Mi piace il testo della canzone, un po' più sono sei. Ma è bello questo giubbino per mia nipote. No, assatta. Comunque, visto che esce a San Valentino, sì? Faccio io l'intro, l'apertura. Va bene. San Valentino senza te, per me che ben affa. No, tu hai fatto un mix di Gigi D'Alessio, io stavo cantando Nando Mariano. Ah sì? Capisci niente. Quello è... No, non è che... Gigi. Non ricordo. Ma che? Grazie. Va bene, Ivan, ci vediamo tra un po'. Mary, stanno arrivando altri messaggi. Vivi, questo è per la canzone, vivi. Ragazzi, questo è un grande successo di Massimo Ranieri. Vivi. Questo ha vinto anche Sanremo. Chi questa ne capisce, canzone. Vedi? Questa è bella, vedi? Ma che smocia dedicarci a Luca quando è oggi sta canzone? No, per oggi abbiamo scelto Questione di Feeling. Mary, e che dice a fa? Massimo Ranieri è sempre Massimo Ranieri. Vedi, è un grande. Capisce, lo vedi? Grazie per averci deliziato con questa canzone, Mary. Agiti. Ragazzi, io in un paio di occasioni ho visto degli spettacoli di Massimo Ranieri dal vivo in teatro. Fa paura. Ma energie inesauribili. Voglio dal primo minuto dello spettacolo fino alla fine mantenere sempre lo stesso ritmo. È normale, una 60.000 euro. Mi sono promessa che il primo spettacolo che vado a guardare non appena riaprono i teatri è proprio quello di Massimo Ranieri. No, è quello di Massimo Ranieri. Ma chi è? Ma che è una parodia? Non la conoscevo. Bella, grazie di averci deliziato. Grazie. Pronto? Raffè, a puttana. Bello, complimenti. Sei proprio una puta. Ragazzi, ma... Ragazzi, vi ricordo sempre che ci ascoltano anche i bambini. Ma ci dice, eppure si trus, buaru. Che banda di zamba zamba, ma non devo la voi. Allora ragazzi, ho scelto questo pezzo di Adriano Celentano che è uno dei miei preferiti. Sì, vi piace, così tu stessi che a me risposta su tu stesso. Ah, quindi è musica? Sì, dai. Musica. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. È forte Celentano, maronna mia. Però che lo spettacolo a Rai 1, no, mamma. Gli occhi di lei. I film antichi, sì. Che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Poi ne chissà che voce teneva, però. No, lui non ha per niente. Perché? Io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero stato il suo ragazzo e ne soffriva per me. E per farmi gelosire quella notte lungo al mare. Venuta con te. Ora tu ma fa parodia. Chiedermi a me tua moglie dov'è. Mira chi se tene. Potevi immaginarlo che un giorno all'altro sarebbe andata via da te. Guardate Raffaele che fa. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Ruah, Celenda!
lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Musa Pidis, ami Giudis. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza. Zazzu. Mi guardava silenziosa. Aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai, tu giuro una caca, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Si è bloccato Celenda. Io l'amavo, la odiavo, l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le metto in coppa palle riso. A un camannai ce l'è andato, vai giù. Certo, ma va a fare un culo, tu è su scemo. Sembra Manino d'Angelo. Mi stringeva sul suo corpo. Tu senti me? Mi donava la sua bocca. Mi diceva sono tua. E di sogno la baciai. Bene, 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 bene. Io canzone anni 60, Sarcevuri, abbassiamo il microfono a me, di ce ne fatto su. E torniamo qui al centro commerciale Giambo. Apri il microfono, fa parlare vacando. Sto parlando con Luca, ma che fatti miei? Noi parliamo sempre di lavoro. Non si parla di lavoro, siamo neanche Noi stiamo lavorando, noi lavoriamo sempre per il Giambo. Ma t'ha già riuscito quello che stiamo organizzando. Ma sai che facciamo? Abbascia bagadurasci, eh. Ragazzi, fra poco ci vedrete in televisione, stiamo preparando gli studi e in più, ovviamente, posso dire? Stiamo preparando gli studi, ma non solo, pure delle trasmissioni, perché tu fai gli studi e poi non tieni trasmissioni, organizza giusto, perdi il tempo? No, noi non perdiamo il tempo. Ragazzi, veramente stiamo preparando delle belle cose per il centro commerciale Giambo. Oltre a stare tutti i giorni in diretta, a farvi vedere le offerte. Guardate Rush con il giubbino. Ma quello era un blower bianco. Blower, bravo. Quando un livello tu riuscirò a tenere. E mo stiamo in offerte, vedi? Ma con chi maviglia? Sono i saldi. Qualcuno dice Mary impara ad ascoltare musica da Raffaele. Un uomo, un mito, un mostro. Tre dimensioni, Adriano Celentano. 323 euro. Vabbè, sicuramente però starà scontato. Piumino. E Simone di Piabraco, Bert. Nabic. Che è quello che spiene mezzo a me, tutti i frid. Ma quell'arancia e nero com'è bella. Tu vai sempre da Rush? Io sì. Che diciamolo, appartiene molto, no, al tuo stile. No, ma perché c'ha cose particolari. Cioè pure se c'ha marchi già conosciuti, c'ha, ecco qua, delle edizioni particolari che cadono solo loro. Pure a livello di scarpe. Bello, bello, bello. Bella sta borsa. Vedi Jordan? Ci sono veramente tante cose particolari. Stai preparando la musica per l'aperitivo? L'aperitivo. Questi zainetti piacciono assai. Lo devo prendere a mia mamma, che è molto stile suo. Mamma è molto sportiva, al contrario di me. Molto belli. Molto molto bello. Tu ti ricordi di quando magari Usiamo un pugnale, no, fate che aperitivo. Ti faccio qualche puttana. Cioè, andate con spritz, pigliava la bottiglia, no. Sei cattivo proprio. Ivan, fammi vedere un po' le scarpe, vai un po' vicino alle scarpe. Bello pure quel giubbino antivento. Ecco qua, vedi? E si è detto quando, Rafa, nega? Questa mi piace un sacco. Questa sì, molto carina, molto comoda.
Ce l'hai, se non sbaglio. Forse ce l'ho di un altro colore. Una fantasia diversa. No, no, c'è un altro colore. Questa è una puma. Questa è una puma. Qua 50 euro questo. Buono. Oh, ma cattò, giù. Ma tutti e tutti scende malamente. Scende, scende malamente. Le Vans 50, 55. Le Vans ce l'hai tu? No, non è un... non è un articolo che hai. No. Vittorio sa buffare. Vittorio sì. Io per esempio gli Avans, lo prima. Ti piacciono di più? Sì. Ma questa è una Shox? Dai, guarda la Shox, diciamo che è una, rivisitazione della Shox. Ma era belli i Shox, mamma mia. I Shox, i TN. Mamma mia. A TN fanno ancora. La Shox l'hanno vista mo. La Silver pure l'hanno riproposta. Ma Silver non muore mai. Non è vero, guarda che è morta per più di 10 anni. Questa ce l'ho, questa qua nera e verde ce l'ho, l'ho comprata proprio qua. Bello, bello, bello. Ma come su belli Sharp. Se me arriva un bazzipi per lì ci va un bazzipi Sharp. Questa 190 col 30% di sconto, 130. Pure questa qua arancia grigia, vedi? Molto figa. Mi piace. Proprio per chi come te c'ha talmente di quelle scarpe che si può permettere di comprare cose più particolari, perché certo non sono molto abbinabili, capito? No, però io infatti... Quindi come ti vesti tu, insomma, è... Tengono varie scarpe tipo figo. Ogni felpe, capito? È figo. Molto figa. Mi piace, mi infatti piace. Mamma mi chiamo mille piedi, tengo più scarpe che a tuo palazzo. Devi Mary. Comprare il giubbotto giallo che hai su GTA. Ila, è bello, Kill, eh. Guai, ieri mi sono misurata un giubbotto viola e un giubbotto verde. Bellissimi. Me ritengono un giubbino in coppa GTA che sono troppo figo. Ora lo faccio vedere. Dopo fammelo vedere. E praticamente Ili gioca a GTA con me, se sembra presso a me. Ha fatto coppa la motocicletta, cosa, con giubbino a band. Pensa, ma tengo i capelli rosso e mi ha piato un giubbino giallo che palline rosso. E mi ha fatto una motocicletta rosa e gialla. Pabbinare. Io mi sono grippato. Ilia, tu vai appresso a lui, vai dietro. Come, è una femmina di sistema. Va bene. Va bene, va bene. Va bene, Ivan. Guarda che com'è bello. Che sembra mi piace. Guarda, la cesta è una Nike, ma sappiamo bene. Sono d'accordo. Infatti io ho la... Come si chiama quella che ho io? Tu sei una Buffalo. Brava, la Buffalo, che è così. Stile così è la Buffalo. Guarda, questa è bellissima. Questa è bella proprio. Brava, quella è proprio bella, bella, ma sotto bella, bella. Sotto a che la tuta mia. Beh, Maro, quella tuta tua è spettacolare. Ma pure questa. Pure bella, eh? Ma poi già barriera, c'è bastante maturaccio. No, io meglio che non passo. No, c'è bastante maturaccio. Meglio che non passo. Hai visto la pelliccia che ho comprato ieri? Sì. Ma bella? Basta. Finiti i soldi. Finiti. Ciu. Finiti i soldi. Giusto l'ultimo mi mangiare una pizza. La ci vedrà su. Mary, c'è un mostro. Annibale. Va bene, ciao Ivan. Ascoltiamo qualche altro messaggini. Vai, vai, vai. Pronto! Guarda l'avvocato, guarda l'avvocato, guarda l'avvocato. Avvocato. Avvocato, buongiorno. Avvocato. Avvocato. Avvocato sicuro. Avvocato passa. Ora sta ci fa pure io. Ma ci fa. Raffaele, vuoi mettere una parodia di Luca Sepe? Non ti scordare di GG. Così wow. Mi risposo te prendi. Non ti scordar di GG. Fanno una battuta, guarda, 300 euro, 320 euro su giubbina. Ha fatto un film di buono. E te già parò proprio un cut. Ok, ecco qua, vedi? Allora, io lancio un po' l'aperitivo, Mary, perché come si è fatto orare, così poi chiudiamo con la parodia di Luca Sepe, hai no? Ragione. Allora, ragazzi, la dedico a tutti gli amanti della musica house. E zampugnare, zampugnare. Immagina un coppa una spiaggia ai biz, un tramonto e uno spritz. Tutta per zio Mimmo, per Salvatore Scognamiglio, per Fortunato da Soccarda, per me. We'll be right back.
Dai ragazzi, è l'ora dell'aperitivo qui al Jumbo. È l'ora dell'aperitivo e Raffaele mi sta facendo vedere il giubbino che c'ha su GTA e anche l'auto. C'è verità. L'auto pare il rapino che faceva in due film il camorrista. Ma infatti faccio bene le sigarette che la va. Allora ragazzi, siamo arrivati quasi al termine. Chiuderemo con una bella parodia di Luca Sepe. Noi vi ricordiamo che tutti i giorni siamo qui all'interno del centro commerciale Jumbo dalle 11.30. Seguite il centro commerciale Jumbo sulla pagina Facebook, canale YouTube, profilo Instagram. Seguite me, Media Esposito, Luca Sepe e tutta la Melarito Crew. Guagliù, perché a breve non ci saranno solo le dirette, ma stiamo preparando delle cose in grande, vero, guagliù. Sono conto anche lo signore con bandiera locale che cuffie, l'hai mai visto tu? A no. Napoli? Chi è? Se fa te locale Napoli, pensa, almeno una volta nella vita l'hai incontrata. Io faccio tu dici. Va a ballare? Con sì? Le cuffie? No, non l'ho mai fatto. Perché io. Dice che è troppo alto il volume, lo smette il cuffie per tamponare, smette e va da solo no, e balla solo lui. Fammi che lo passetto che hai fatto prima con l'applauso così. No, senza spalluzzella, li fatto un po' più. No, io ballo, capito, al ritmo. Oh, sai che mi arrivo? Chi dici? Guarda, dici? Vai, lanciami. Un attimo, dico pure a voi. Oh, piglio uno sprizzo. Ma pare Van Damme in da suo film. Che Van Damme? Jean-Claude Van Damme. Sta in da suo film che si è fatta così, non ci rimane, appena è cominciato. Ecco. Ragazzi, guardate. No, Iva, stai bloccato, non devo dire. Se viene ancora schermato il Rush. Ecco qua, molto prima. Ma guardate chi mi pareva, Mary. Pareva Van Damme in da suo film. Fa piacere vedere che si è bloccata tutta cosa. Qua. Non si vede. Stiamo senza connessione, rimando prima. Comunque ragazzi. Comunque io così sono quando ballo, te lo giuro. Vai, ma lo spacco proprio. Ma come fate? Vabbè, fino a un certo punto, poi vanno a buffe mazzate. In che senso? Ecco, guardano qua. Però i ballano stupè, eh. Qua. Cioè uno non può ballare per farsi usare da piccicare la gente, eh? Ah, ma so. Perché Cristo ambriaca da fastidiava tu. Vabbè. Comunque. Vediamo domani. Vieni domani. E rimane, si benghi a Giosse che è ben bello. Ah no, non parte. No, non gira? Gira! Gira! Hai visto dai. Che belli capelli puliti che facciamo così, oggi la lasciamo così e domani partiamo proprio con le parodie. Dai, domani giornata dedicata alle parodie. Dove la gente farà la richiesta delle nostre parodie preferite e inizieremo con quella di Luca Sepe da dedicare a zio Mimmo, dai, che comunque è passata già un'ora. Merito, adesso mangi un boccone e tornerai. CRC. Che stanno combinando. Oh, oggi stanno scherzi proprio cattivi, Raffaele. Mamma mia. Oggi stanno scherzo, l'hanno arrestata uno. Tanto mi manderanno la clip. Mamma mia, poverina, veramente quella donna. Ma la cosa bella è che l'organizzazione si sente, devi chiamare e dire come hanno arrestato, sia a questura. Vabbè, non spoilerare nulla. Guagliù, noi ci vediamo domani, mercoledì 27 gennaio, 11.30, centro commerciale Jumbo. C'è un carabinieri. Ci arrestano. No, è un fan dei carabinieri. Sicuro? Sì. Non ci arrestano. Sì. Sicuro? No, tranquillo. Ragazzi, ci vediamo domani 11.30, centro commerciale Jumbo, Trento La Ducenta. Venite in diretta però. Dalla pagina Facebook del centro commerciale Jumbo, la pagina di Media Esposito, Raffaello Paz, Luca Sepe e Melarito Crew, canale YouTube del centro commerciale Jumbo e lasciate un bel follow su Instagram. Grazie a Ivan, la nostra regia, mobile, vai giù, ci vediamo rimane.